Di Mipol conicio, benvenuto a questa nuova puntata di questa miniserie chiamata In quarantena con i MiPoll. Che per forza di cose, ci vede a giocare in singolo giocatore, o meglio, mi vede <ride> giocare in singolo giocatore ai giochi decisi da te tramite il sondaggio fatto ormai un mese fa. Questo è il turno di Paladini del Regno Occidentale. Nel frattempo le cose sono anche cambiate, eh, le cose si stanno un pochino sbloccando, forse un po' troppo in fretta, lo scopriremo più in là. Quando torneremo punto e a capo. Tu comunque continua a lavarti le manine, mantieni le distanze nel senso proprio schifa la gente, starnutisci dentro un palloncino, poi quando è gonfio abbastanza travestiti da hit e vallo a regalare ai bambini. In generale, comunque fai molta attenzione. Come ti dicevo, la situazione è cambiata, si sta sbloccando un pochino, io sono anche tornato a lavorare e adesso il tempo è diventato decisamente poco per portare avanti questo progetto. Quindi probabilmente non riuscirò più ogni settimana a fare un video. Perché comunque ho ripreso anche a fare gli altri video, fortunatamente, oltre che a lavorare. Quindi adesso torno ad aver bisogno di giornate di 48 ore, in sostanza. Ma adesso parliamo di cose serie, perché giochiamo a Paladini del Regno Occidentale in versione singolo giocatore. Che differenza c'è con il eh, gioco, insomma, in più giocatori? Beh, sicuramente che eh, ci si scontra, diciamo. Con l'Automario, e l'Automario è rappresentato da questa plancia che è diversa come puoi vedere da quella dei giocatori. L'Automario ha il suo mazzo che gestisce le sue azioni, poi ha questo tracciato risorse che gestisce invece quali carte va a puntare. L'Automario poi. Non riceve né provviste né monete né monete dalle tasse. Quando succede avanza questo segnalino e quando questo segnalino fa il giro, lui avanza le sue caratteristiche: delle caratteristiche avanza quella più indietro o se allo stesso livello come accade all'inizio della partita, quella più in basso. Già dall'inizio della partita, in base alla difficoltà scelta, io ho scelto una difficoltà normale per evitare di eh, morire male nel processo delle riprese di questo video. Parte già con delle azioni semplificate che sono state scelte casualmente, tra cui consacrare, assolvere e convertire. Mentre invece altre sono messe qui e man mano che si sbloccano le carte, saranno quelle che verranno, questa si è verranno semplificate. In modo che lui possa puntare a quegli obiettivi. In più ci sono, queste carte a favore del re, che ogni volta che si scoprono queste carte, vengono aggiunte alla sua pila degli scarti e poi eventualmente rimischiati nel suo mazzo e gli permettono di utilizzare gli spaziazioni che compaiono sul, sul tabellone. Altre grosse differenze non ci sono, ma comunque le vedremo tutte durante la partita, a parte che ho deciso di aggiungere le carte promo. Le carte promo sono molto interessanti perché essenzialmente sono dei paladini in più, 4 paladini in più e ci sono ben 3 varianti. Io ho deciso di utilizzare la variante 3 che mi dice di aggiungerle tutte e tre nel mazzo e All'inizio del round io pesco quattro carte. Una la scelgo, una la metto in fondo, una sopra come prima, mentre invece una la elimino dalla partita. Quindi crea anche delle ma ah, 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 ah. crea delle dinamiche molto interessanti. Siamo pronti, abbiamo tutto quanto, abbiamo anche le provviste, tra cui una bella salsiccetta abruzzese e del pecorino al tartufo. Quindi Possiamo iniziare. Allora, la prima cosa da fare è dare magari i lavoratori all'automario. Ora, l'automario non fa differenza tra i colori dei lavoratori, lui mh, se ne sbatte proprio. E ottiene tre lavoratori più il numero del round, siamo nel primo, quindi parte con quattro lavoratori. Gli diamo quelli bianchi, che sono quelli di cui ce ne sono di più. Li mettiamo qui sopra. Quindi andiamo a scoprire la prima carta. Vediamo se riusciamo a farlo senza fare danno. Ecco qua. Oh, abbiamo l'azione fortificare quindi gli andiamo a semplificare l'azione fortificare Blinf. Ecco qua, benissimo. Quindi scopriamo delle carte taverna. Vediamo cosa ci riserva la taverna. Ok, oh, allora mm, benissimo. Queste sono le carte che abbiamo a disposizione. Ora devo pescare le carte e scegliermi i paladini. Come prima cosa però, non ci scordiamo che io devo arruolare uno di questi qui. Gratuitamente ovvio. Allora, non è che ce ne siano proprio di molto allettanti, penso che, visto che l'azione attaccare, è una che farò sicuramente spesso, prenderò questo che immediatamente mi dà niente. <ride> però ogni volta che faccio fuori un. Um, uh, un invasore ottengo un lavoratore bianco e poi le altre scorrono e se ne aggiunge un'altra che vediamo subito qual è è un sorvegliabile peschiamo quattro carte quindi vista la variante e vediamo un pochino cosa c'è uscito allora abbiamo Huon che ogni volta che ottengo un sospetto guadagno una provvista questa è una promo infatti c'è la stelluccia vedi la 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 la, la. ok poi abbiamo Ivon, Ivon o Novi, <ride> al contrario Novi, um, quando usi l'azione consacrare non paghi provviste, bene, e poi abbiamo Roland, la tastiera, che quando usi l'azione ingaggiare non paghi monete, e infine abbiamo Samson che quando uso l'azione sviluppare pago due monete in meno, eccolo qua. Questo non sarebbe male perché l'idea di fare questa azione sviluppare e sbloccare queste casucce, insomma questi workshop per migliorare le azioni non è Malox affatto. Quindi diciamo che partiamo con lui. Benissimo. Quindi otteniamo un lavoratore bianco e un lavoratore verde, però intanto dobbiamo anche decidere dove sbattere le altre carte. Allora, abbiamo queste. Probabilmente rimuovo lui dalla partita, che ogni volta che ottengo sospetto guadagno una provvista e invece no, è lui che rimuovo e mettiamo lui in fondo, dove sei? Lui in fondo e lui sopra. Quindi otteniamo un lavoratore bianco e un lavoratore verde. E adesso ci dobbiamo andare a scegliere quale di queste ottenere. Ora, questa non è male. Uh, sì, penso che probabilmente otterrò questa. No, questa. Cosa succede quando lui prende. Gli lasci, anzi, una carta uh, che ha un criminale? Pesca sospetti come tutti quanti. Uh, quindi io prenderò questa, quindi mi prendo un nero, due verde, ma c'ho già un verde, perché non questo? Due rossi, un blu e un uno svaldo, perché mi interessa avere il nero. Mi prendo questa, quindi sono due verdi, un nero e un viola. Quindi mi devo prendere anche un sospetto, questi sono i miei lavoratori. Peschiamo un sospetto e due monete, andiamo a mettere qui. Prendiamo due monete dal deposito delle tasche e quindi di conseguenza lui ottiene un sospetto vediamo un pochino una moneta glielo mettiamo qua la moneta invece la rimuoviamo dal gioco e lui ottenendo monete puff avanza questo quindi ora lui sta puntando quella carta lì e questa carta qui principalmente poi vedremo cosa succede effettivamente quando fa le azioni che puntano a quelle carte benissimo quindi ora dobbiamo darci una mossa e iniziare a fare le azioni io sono sempre il primo giocatore quindi vediamo un pochino devo sicuramente fare questa azione sviluppare è quello che voglio fare principalmente il, mettiamoli qua così si vedono il mio lavoratore nero lo vorrò utilizzare per fare l'azione pregare e sbloccare questa azione che probabilmente è la prima che farò io faccio l'azione sviluppare pagando solo due monete, quindi avrò bisogno di 4-6 monete. Io attualmente ne ho eh, 4-5, ho bisogno di una moneta in più, quindi sicuramente un lavoratore andrà qui. Facciamo così, prendiamo un bianco e un verde, paghiamo due monete, sono due, <ride> non zembalate. Sblocco questo che mi dà subito un lavoratore bianco, ops, morto. E devo decidere che azione semplificare. Sono indeciso tra fortificare e attaccare una delle due. Tanto poi il mio obiettivo sarà sicuramente andare soprattutto a semplificare queste azioni. Ciò cioè non toglie che possa decidere anche di semplificare questa, o magari questa. O que insomma, posso semplificarle tutte in sostanza. Diciamo che ci semplifichiamo per ora questa, perché magari dopo riusciamo anche a farla. Perfetto. E adesso tocca invece all'Automario e gli andiamo subito a pescare una carta allora, ops, pescate 18 come prima azione lui vuole fare ordine del re, benissimo quando vuole fare l'ordine del re eh, allora, vuole essenzialmente andare a risolvere quell'azione quella è l'azione di fortificare, quindi gli prendiamo due lavoratori glieli andiamo a mettere qua e gli peschiamo una carta e vediamo che cosa ottiene lui ottiene, ecco Um, una forza indubbiamente e gliela mettiamo subito. Dopodiché, se può scegliere, sceglie sempre quella a sinistra. Quindi gli eliminiamo un sospetto benissimo. Io sono già <ride> nei guai adesso perché non siamo più a pari. E questa, ovviamente, viene messa qui. Lui non paga mai provviste quando deve fare questa azione e. Ovviamente deve però avere il livello di influenza, lui è a 0, questo richiede 0, quindi ci siamo tranquillamente, poteva fare questa azione. Nel caso lui non può fare le azioni, farà queste qui in alto in questa sequenza eventualmente. Quindi proseguiamo col fare un'altra azione. Ora se io adesso faccio questo trick, spendo altre due monetine, due fantastiche monetine quindi sblocco questo spazio di azione questi lavoratori tornano nella riserva. Vediamo allora cosa farà adesso l'automario. Andiamo a pescare una carta. Lui vuole costipare. Allora, quando vuole costipare, e gli andiamo a mettere un lavoratore nell'azione costipare, lui prende un sospetto e due lavoratori. Prende un sospetto che gli dà una fantastica moneta. Ovvero, avanza questo segnalino. Ma la rimuoviamo dal, dal deposito delle tasse. E gli diamo due lavoratori. Eh, tanto è bravo lui. E quindi torna a noi. Ora noi abbiamo di nuovo la possibilità di fare questa azione. Ma non è vero mai perché, se non prendo una monetina, io ne ho solo una, non vado da nessuna parte. Allora, volendo fare di nuovo questa, avrò bisogno sicuramente di due lavoratori. E con questi ultimi due, anzi tre, perché poi avrò un altro bianco. Potrei sicuramente andare a fare l'azione fortificare, che non è malox. E magari anche attaccare, perché tanto vi andrò a semplificare quella. O mi vado a semplificare di nuovo fortificare, così andiamo di un lavoratore scialo. Eh, non lo so. Vabbè, uh, no, abbiamo bisogno prima di una monetina. E quindi utilizziamo lui. E ci prendiamo una monetina. Quindi tocca di nuovo l'automario che vuole fare l'azione convertire, ora lui vuole convertire la terza carta, quindi lui tendenzialmente vuole puntare a questa, ma non ha 4 di fede, quindi si o comunque se non ci fosse non potrebbe puntare a questa e si sposta progressivamente a destra, quando arriva all'ultima torna indietro, questa richiede fede 0, quindi converte lui, però gli dobbiamo anche magari mettere i lavoratori qui, magari, eh. Ecco qua, ce la facciamo. Ce la facciamo. Bravo, vabbè, sì, così a caso. Ora, lui, tra l'altro, non paga monete quando converte. Questo gli darà un punto vittoria ogni due carte che ha assoldato, Quindi, vuol dire ogni volta che toglie una carta da là e ce la dobbiamo conservare. E lo farà molto spesso. Quindi, farà un casino di punti, bene, bene, bene. Ora dobbiamo fare l'azione sviluppare di nuovo tenendo presente che dopo l'azione sviluppare, io voglio fare anche. Aspetta, che facciamo così che si vede. Voglio fare anche l'azione fortificare, che mi richiede un lavoratore verde così si vede meglio. Sicuramente mi devo tenere un lavoratore verde. Quindi, questo attualmente non lo posso utilizzare, quindi dovrei utilizzare questi due per fare l'azione sviluppare, dopodiché, avrò un verde e un bianco. Se Va bene, vabbè che uso il viola, uso il verde, non mi cambia assolutamente niente. Diciamo che questo potrebbe succedere qualsiasi cosa. Facciamo così, utilizziamo i due verdi. Spendiamo solo due monete grazie al mio paladino che rimettiamo in riserva. Quindi, yao! E andiamo a semplificare. Iii, sono indecisissimo, guarda se semplificare ancora di più questa oppure attaccare, ma probabilmente facciamo così. Quindi otteniamo un altro lavoratore bianco. Eccolo qui insieme al viola e passiamo il turno tocca all'automario che ha ancora un lavoratore lui fa aha vuole fare l'azione presidiare non la può fare perché ha bisogno di tre lavoratori ergo prende lui e lo viene a mettere vediamo se ci riesco senza rompere tutto qua nel primo spazio libero che è quello di ingaggiare quindi va a eliminare questa carta che poi è questa qui ora lui quando le elimina ottiene queste due eh, risorse, quello che è, insomma, quindi ottiene un lavoratore e una provvista. La provvista non la ottiene, succede questo. E gli diamo un lavoratore, glielo mettiamo qua sulla fontana. Questa ce la conserviamo perché gli darà punti vittoria a fine partita. Maledetto, vedi che fa. Lui, vedi, lui le fa le strategie. Io no, eh, capito? Bravo, l'automario. Eh, benissimo, presidio, l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto quello perfetto. Tocca a me, vediamo un pochino ora. Uh, la mia ultima azione: avevamo detto che volevamo fare fortificare perché magari mi può dare qualcosa di utile, sicuramente mi darà della forza, speriamo mi dia qualche lavoratore che non si sa mai. Però, ora che ci penso, è una cosa che voglio fare per forza adesso in questo momento, perché posso tranquillamente terminare il mio turno e tenermi questi due lavoratori perché non è urgentissimo. A meno che io non voglia utilizzare questi lavoratori magari per andarmi a prendere una di quelle carte. Non avendo monete, dovrei prendermi questa, che, tra l'altro, mi permette anche di eliminare immediatamente. Se l'assoldo, un sospetto. Oppure potrei mandarla all'aceto, no, invece no. Sì, penso proprio che questi me li conservo e passo il turno. Quindi andiamo dall'automario. Che vediamo cosa farà col suo ultimo lavoratore, si spera. Fa l'azione assolvere, non la può fare, richiede due lavoratori. Quindi questo viene qui e fa l'azione pregare. L'azione pregare gli fa sbloccare questi spazi azione dalla sua plancia. Uff. Ecco qua, e gli fa rimischiare il mazzo. Se non c'era nulla da togliere da qui, otteniamo un lavoratore. Quindi gli mischiamo il mazzo, e siamo arrivati al termine del primo round, illesi. Quindi direi che mi merito una salsicetta. Eh, quindi mazzo, glielo mettiamo qua. E io mi prendo la salsicetta. Vieni qua. Guarda è bello, Guarda, guarda, guarda quanto è bella. Ah, ah quindi siamo nella fase di fine round. Scorrono le carte, anzi, perdono. Questa si eliminava perché si eliminano le prime due. Mi va nella pila degli scarti e aggiungiamo lui. E aggiungiamo lui. Qui stesso discorso, loro due vanno via. Questi uff, scorrono e aggiungiamo. Mm. quindi scartiamo anche queste e poi scopriamo le successive ma prima di tutto scopriamo queste e vediamo cosa andrà a semplificarsi si andrà a semplificare ecco l'azione attaccare sì, al contrario l'azione attaccare molto bene eh, qua tic perfetto bene scopriamo le carte taberna interessanti ma non troppo quindi andiamo a pescare i nostri anzi no, prima diamo i lavoratori all'automario siamo nel secondo round quindi sono 5 lavoratori per l'automario mmm era buona sta salsiccetta allora abbiamo 1, 2, 3 e 4 vediamo un po' magari però devo anche liberare la mia plancia dai lavoratori sarebbe il caso allora le carte che mi sono uscite sono queste abbiamo Oliver che quando uso l'azione pregare non pago monete oppure abbiamo Ogier tutte le azioni costano una moneta in meno, abbiamo Gerin, quando uso l'azione costi pare, guadagno due monete e poi abbiamo Roland che quando uso l'azione ingaggiare non pago monete. Ora sono molto intenzionato a prenderlo lui, non tanto per l'azione ingaggiare, ma quanto per la forza che mi dà e prenderò lui. Probabilmente eliminerò lui dal gioco, mettiamo lui in cima e lui in fondo. Quindi ottengo un lavoratore bianco e un lavoratore questo è bianco eh? <ride> e un lavoratore rosso a questo punto e andiamoci a scegliere vediamo se riesco a posizionarmi in una maniera umana ecco senza voler rischiare mi pre... che tanto arriverà l'inquisizione comunque mi prendo questi quindi due neri un blu e un rosso diavolo sto facendo allora abbiamo un blu un rosso e due neri Perfetto, e le aggiungiamo ai miei lavoratori e ne approfittiamo per prendere un po' di pecorino al tartufo. Mirna, sì, si è chiaro poi le mani sempre pulite. Eh? Come gli ho lasciato questa carta, lui ottiene un sospetto, quindi glielo peschiamo. Ecco, una moneta che la rimuoviamo dal deposito delle tasse, era l'ultima. Lui ottiene una moneta, quindi succede questo, Quindi c'è l'inquisizione, siamo a pari con le carte, quindi otteniamo tutti e due un debito, la vera gioia, e rimettiamo 5 monete, non scartiamo carte perché ce ne abbiamo tutte e due una, si scarta per difetto, 1, 2, 3, 4 e 5, quindi io sono il primo a fare le azioni, mi piacerebbe avere monete per rifare di nuovo questa azione, ma non ce le ho, però potrei procurarmele, il singhiozzo. Dipende tutto da cosa voglio fare. Voglio fare l'azione fortificare e attaccare senza ombra di dubbio. Però l'idea di sviluppare e ridurre questa azione non è male affatto. Ho bisogno però di monete che attualmente non ho affatto, al massimo ne potrei prendere tre e sono corto di una. Va bene, facciamo prima l'azione fortificare e utilizziamo per forza di cose un viola e un bianco. Ecco perché non ho verdi. Quindi non devo, pagare provvista, eh, non devo avere influenza, ma devo comunque pagare una provvista e la paghiamo. Questa è la salsiccia e il formaggio che mi sono mangiato. Peschiamo una carta e abbiamo, ecco qua, allora una forza che ci andiamo a mettere subito e poi un lavoratore verde e uno blu. Ecco qua, la forza: lavoratore verde, lavoratore blu, lavoratore puffo. E adesso tocca all'Automario. Qui la luce sta iniziando a scarseggiare. Fra un po' dovrò accendere le luci. Ma intanto vediamo cosa fa lui. Lui fa l'azione presidiare. Perfetto. Allora ha bisogno di tre lavoratori. Innanzitutto, sì, ce l'ha la forza per farlo. Lo può fare. può fare. Sì lo può fare. Allora, innanzitutto, tre lavoratori che li buttiamo qui. In disordine, non ce ne frega niente. Quindi fa l'azione presidiare. Prende questo. Ottiene una fede. Che gli mettiamo. Tic. Ecco qua. Quindi. Lui quanto ha di forza? 1 quindi viene a mettersi qua. Dove si vuole mettere le sue preferenze sono indicate sulla sua plancia, quindi sicuramente andrà a mettersi a chi. Quindi prende una carta, quale prende? Prende quella più all'esterno, prende lui, quindi ottiene una moneta dalle tasse e una provvista. Allora, una moneta dalle tasse la togliamo, la provvista neanche gliela diamo e questo avanza di due, quindi fa Yao 1 e 2. E aumentiamo quella più indietro che è l'influenza. Bravo, bravo, perché gliel'ho messa qui sopra? Non lo so. <ride> ok. Proseguiamo quindi con la mia azione. Direi che ora è arrivato il momento di attaccare. Quindi utilizziamo un lavoratore bianco e uno rosso. Così e così. E voglio andare a far fuori lui. Ci posso arrivare tranquillamente perché di forza ho svario. E uccidendolo, ottengo un'influenza e due lavoratori bianchi. Questa ce la teniamo da parte. E diamo due lavoratori bianchi. Eccoli qua, un'influenza puff. Perfetto, ok. Tra l'altro, io quando ammazzo qualcuno, ottengo un altro lavoratore, quindi sono carico di lavoratori. Molto bene, molto bene. Vediamo cosa farà l'Automario. Peschiamo una carta. L'Automario vuole convertire di nuovo. Non ha abbastanza. Sì, ce l'ha abbastanza lavoratori, come no? Tac, ok. Quindi vuole convertire di nuovo. Quale punta? Punta a questa qui. Ce la fa. No, non ce la fa, non può convertirne nessuna perché rifarebbe il giro, tornerebbe di qua e non riesce perché lui ha influenza 1, quindi dov'è? Niente convertire. E quindi va a questi non dovrebbero essere qui. <ride> va a fare l'azione ingaggiare di nuovo, sempre punti va a fare. Uh, chi ingaggia, ingaggia lui, ok, ottiene due lavoratori. Perfetto, ecco qua, bravo bravo automario così ti voglio <ride> che mi fai il tarallo. Ora se io volessi attaccare di nuovo dovrei utilizzare prima questa azione ma ho bisogno di monete quindi devo prima andare a prendere monete. Sicuramente vorrei attaccare uno dei due che ho fatto dannissimo, uno dei due che mi danno o un lavoratore viola oppure altri due lavoratori bianchi che comunque schifo non fanno momento io ho bisogno di provviste e monete perché sono a corto di entrambe quindi penso che molto probabilmente farò questa azione sicuramente con loro due con loro due farò questa azione rimango quindi con questi con i quali dopo potrei, potrei fare un'azione presidiare che non è male affatto oppure potrei pregare per sbloccare di nuovo l'azione attaccare mm, non male Va bene, allora, intanto prendiamoci tre provviste, un, due, tre, eccole qua. E visto che ci siamo presi delle provviste io vi prendo un altro pezzo di formaggio. Ah, Benissimo. E quindi vediamo cosa fa l'automario. L'automario vuole costipare, o oh, bene, l'automario quando fa l'azione costipare abbiamo visto che ottiene una carta sospetto, quindi prende una moneta dal deposito delle tasse e questo avanza e ottiene due lavoratori se non mi sbaglio eccoli qua 1 e 2 e torniamo a noi ora io ho le provviste le provviste mi permettono di presidiare le provviste mi permettono eventualmente di consacrare. ora io intanto mi vado a prendere le monete che mi servono poi eventualmente per fare altre azioni sono tre monete 1, 2 e 3 e passiamo di nuovo il turno all'automario che vuole fare quello più a destra, quindi vuole attaccare, eh, lui ha forza 2, non ce la fa, perché non può, quindi niente, non fa l'azione attaccare, ah no aspetta, non fa quella, quindi fa l'azione fortificare, può fare l'azione fortificare? No, non la può fare, ha bisogno di uno. lui ha 0, quindi niente, ne prendiamo un lavoratore, lo mettiamo nell'azione pregare, quindi sblocca questi e rimischia il mazzo, Eccolo qua, perfetto. E andiamo appresso. Allora, noi questi devono stare qua. Allora, noi adesso abbiamo monete provviste e tanti lavoratori. Potremmo sbloccare per rifare una delle due? No, questa non posso perché non ho un lavoratore verde che mi serve qui. Mentre invece questa posso farla perché ho un lavoratore rosso cielo. Oppure riesco a ottenere un'altra moneta, che vorrei tanto fare questa azione qui, mi sa di no. Però se io faccio l'azione presidiare che adesso mi ruba ben 3 lavoratori, posso andare a ottenere eventualmente due monete perché io di forza ho 4 e 1 a 5 quindi addirittura arrivo qui. Potrei andare... Ah, ecco, potrei andare a sbloccare, però poi rimango con due neri. E con due neri <ride> ci si può fare ben poco <ride> in questo momento. Oppure ottenere due monete che mi permetteranno poi nel turno successivo di fare questa azione. Allora facciamo così. Facciamo questa azione allora: 1, 2, 3. Abbiamo bianco, rosso e blu. Per presidiare dobbiamo pagare una provvista. La rimettiamo in riserva. Ottengo una fede e salgo a 1 E andiamo a mettere lui qui. Per ottenere due monetine. Così dopo. In realtà, potrei farla anche adesso con i miei due neri. Sprecatissimo: due neri da buttare lì perché i neri sono quelli più rari. Oppure me li tengo per il round successivo. Sì. Perché eventualmente sì, posso farlo anche dopo. E sicuramente voglio ridurre e Presidiare come azione. Va bene, fermiamoci così per adesso. Tocca all'Automario. L'Automario vuole attaccare. Può farlo. Lui ha forza 1. No, stesso discorso non lo può fare. Perché il minimo è 3. Quindi prende un suo omino e lo mette qui a commerciare, quindi ottiene una moneta, ciò significa che succede questo. Allora adesso io devo decidere se utilizzare questi due omini per fare l'azione sviluppare, che oddio, non c'è alla fine tutta questa fretta. No, in effetti no, quindi io passo il turno e mi tengo questi due lavoratori neri. Quindi andiamo dall'automario che deve fare ancora azioni. Allora vuole fare l'azione assolvere, la può fare l'azione assolvere. Ha bisogno di due lavoratori, ce li ha. Ha bisogno di zero um, influenza, può farlo perché lui sta proprio a zero. Li mettiamo i due lavoratori qui. Ora cosa succede? Questo si capovolge e lui ottiene una fede, gliela mettiamo subito, sale a due, elimina. Un sospetto, eccolo qui. E in più ripaga un debito e elimina un altro sospetto. Ma prima ripaga un debito, eccolo qua. Perfetto. Fatta la sua azione, lui è da solo. No, finito tutto quanto perché non ha più lavoratori. Benissimo, siamo a fine round quindi perfetto. Ok, quindi a questo punto c'è di nuovo il reset. Quindi scorrono le carte. Questa si elimina, scorrono queste altre, eh, ci togliamo dalle scatole i lavoratori. E riprendiamo con un altro round, te la risparmio, ci vediamo direttamente appena ho resettato tutto. Eccoci qua nel nuovo round, queste sono le nuove carte uscite. Eccole qui. E abbiamo queste due nuove carte taberna. E andiamo a vedere cosa succede scoprendo le nuove carte. Il terzo round si scopre, ecco qua. L'azione uh, presidiare viene semplificata a Jinko e darà punti a... anzi... L'automario. A fine partita. Benissimo. Uh, e in più si scopre anche questa. Vediamo che spazio azione c'è. Questo intanto mettiamo un attimo da parte. Oh, ah bene, un'azione pregare con qualsiasi lavoratore. Questa carta viene messa nella sua pila degli scarti. Perfetto. Lui adesso ha sei lavoratori. E possiamo pescare le carte per vedere cosa ci esce. Allora abbiamo lui che... Engelier, quando uso l'azione attaccare guadagno due monete. Poi abbiamo lui che è Ganelon, una promo. Posso utilizzare gli operai, cioè i lavoratori bianchi, come se fossero qualsiasi lavoratore, questa è fortissima. Poi abbiamo Anseis, che quando uso l'azione fortificare non pago provviste, buonissimo. E poi abbiamo eh, Ogier, quello che abbiamo visto prima, che tutte le azioni costano una moneta in meno. Allora a questo punto penso proprio che lui lo salutiamo, da, lo eliminiamo e decido di prendere lui. Ok, quindi prendo due lavoratori bianchi che, grazie a lui, mi valgono qualsiasi lavoratore. Ecco qua, sono tutti e due crollati, perfetto. Questi due, invece, come facciamo? Allora, probabilmente questo lo mettiamo in fondo. Non è vero, lo mettiamo in cima, lui lo mettiamo in fondo, molto bene. E a questo punto mi prendo, ovviamente, questo perché per me ha più valore, senza ombra di dubbio. Quindi, due bianchi, un rosso e un viola, e mi devo prendere anche. Una carta sospetto, nel senso, peto sospeso. <ride> un sospetto. Ah, ok, benissimo. Peschiamo, vediamo cosa esce fuori. Ecco, abbiamo due monete, perfetto. Le prendiamo, ce le mettiamo nella nostra era di gioco. Mentre invece la carta va messa qui. Ne abbiamo due. A lui ho lasciato una carta con un sospetto, anzi con un criminale. Quindi deve pescare un sospetto. Ah, che cubo! Mm. No, no, dov'è? Questa la devo mettere qua. Già. Cioè, poi mi chiedo perché perdo. Allora, benissimo, sono il Primus, quindi devo iniziare. Io voglio assolutamente sfruttare quell'azione lì, ma non devo correre per sfruttarla perché la sua carta è qui. La sua carta è qui! Quella per utilizzare quell'azione. Ma potrebbe sempre succedere che lui rimischia il mazzo. Quindi, devo iniziare a temere. Il mio obiettivo per questo round è quello di fare... Non me lo ricordo più. Il mio obiettivo sì è quello di utilizzare i lavoratori bianchi per fare cose. Allora, sempl semplificamente voglio sicuramente sviluppare. Le monete ce l'ho, quindi senza neanche passare dal via, sviluppiamo e semplifichiamo, magari, o l'azione attaccare oppure l'azione presidiare, che ci costa ancora un botto. Facciamo allora che utilizziamo eh, un nero e un rosso, dai, facciamo così. Tanto praticamente questi è come se fossero tutti viola. Facciamo un nero e un rosso. Spendiamo 4 dannatissime monete. Però adesso ce ne abbiamo tante: da 3, 4. E facciamo così. Otteniamo un lavoratore verde. E andiamo a semplificare. Ti l'azione attaccare. Così adesso per me l'azione attaccare è molto più semplice da fare. E in combo con questa in questo round è fantastica. Tocca all'automario. Peschiamogli una carta, lui vuole costipare, ok, allora quando vuole costipare gli andiamo a mettere un lavoratore sull'azione costipare, gli diamo due lavoratori e gli peschiamo una carta che gli darà 10, perfetto. Adesso spero vivamente che avvenga la crisi di Stoccolma, come è? la, la, la diavolo si chiama l'Inquisizione, ecco. <ride> Così prende un altro debito. <ride> voglio fare l'azione. Sì, voglio fare l'azione attaccare. Allora, utilizziamo un lavoratore bianco per fare l'azione attaccare. Io attualmente ho forza a 4, quindi posso arrivare qui, ma posso pagare anche per andare oltre. Sicuramente faccio fuori lui perché mi dà innanzitutto un'influenza e in più mi dà due lavoratori bianchi che per me valgono come quelli viola in questo Rovened. Quindi mettiamo lì subito i lavoratori. Lui muore. E io tengo anche un altro lavoratore bianco. Minchia, che combo che mi sono fatto! Guarda qua, piovono lavoratori perfettissimo. Eh, sì, mi sono messo l'influenza. Tocca all'automario. Vediamo un po': l'automario fa ordine del re. L'ordine del re che vuole fare adesso è quello. Quindi, vuole fare l'azione presidiare. Quanto c'ha di forza? c'ha uno. Di forza ha uno, quindi può andare no. <ride> non ci può andare perché sono tutti occupati gli spazi. Quindi non fa quell'ordine del re. Fa l'azione attaccare. Lui attaccare ha sempre uno di forza. Dovrebbe avere almeno tre per farlo, quindi niente. Ma io sono cattivo, lo sto bloccando di continuo. Quindi fa l'azione fortificare. Può farlo? No! E <ride> puoi fare niente. Bravo, bravo, così mi piace. Allora quindi lui ingaggia. Ma guarda chi cacchio si ingaggia. Porca miseria. Cioè questa che gli dà due lavoratori bianchi che sarebbero stati ottimi per me. Porca paletta. Vabbè. Quindi adesso tocca a me. Ora potrei andare a sfruttare questo spazio azione qui per liberare questo e poi fare di nuovo l'azione attaccare. Ma in realtà penso che voglio fare ancora sviluppare. Quindi io ho tre monete. Se prendo almeno un'altra moneta e mi ci butto questo verde dopo posso fare di nuovo l'azione sviluppare che non è affatto male benissimo automario l'automario di nuovo l'ordine del re ma siamo punti a capo perché questo non lo può fare questo non lo può fare quello non lo può fare quindi andiamo a pregare non fa un tubo quindi ottiene un, cioè nel senso non toglie i lavoratori da qui quindi ottiene un lavoratore rimischia le carte quindi adesso potrebbe andare a prendere quello spaziazione mi devo muovere quindi e Per darmi la carica mi prendo una salsicetta, quindi andiamo subito ad utilizzare un lavoratore nero. Che lo sto trattando come se fosse un lavoratore sfigato. Per andare a sbloccare questo spazio azione, in modo che dopo faccio un altro sviluppamento. Quindi vai di automario. L'automario lo vuole assolvere benissimo. Ha bisogno di due lavoratori, ne ha una morra infinita. Ha uno, no, non lo può fare perché non ha uno di influenza. Sta ancora a zero. Quindi che succede? Niente, prende un altro lavoratore, fa commerciale. Boop, ok. Oh, torniamo a noi. Adesso io posso fare di nuovo questa azione, perché ho quattro bellissime monete. Guarda, a fare schifo ci butto pure quello viola. <ride> Tanto è come se fossero tutti viola. Allora, le monete le abbiamo spese. Sblocchiamo questo che mi dà un lavoratore verde e andiamo a semplificare Ora, sono molto 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 in dubbio se questa o questa, ma penso probabilmente che vorrò semplificare questa. Perché? Eh, perché questo dà un sacco di punti. Tocca quindi all'automario, che vuole consacrare. Allora, consacrare lo può fare, sì, alleluia, perché ha fede a due. Quindi, mette due lavoratori qua, clic, prende un franco e finalmente gli sale un'influenza, quindi può iniziare a fare anche le altre azioni. Quanto c'ha? Due. Quindi si viene subito subito a mettere qui, perché la sua preferenza decide per quella, e si prende questa che gli dà un lavoratore e continua ad accumulare una valanga di punti. Non sono sicuro di questa cosa, perché questi sono dei più, però, lavoratore. Ecco, stavo scordando. Quindi, adesso tocca a me che io ho tutti questi fantastici lavoratori. Ho due provviste e non ho monete. Se avevo monete, potevo fare questa azione e sbloccarmi un'altra cosa. Ma noi adesso facciamo così. Visto che le provviste posso fare l'azione presiliare, ma prima di fare l'azione presiliare mi faccio una bella azione fortificare che mi costa una provvista. Tac e tac. Ecco qua. Fortificare mi costa una provvista e la rimettiamo qua e andiamo a pescarci una carta. Appoggiamoci. Ok. Ok. E abbiamo, ho oh, due lavoratori bianchi e una forza. Beh, 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 faccio abbastanza schifo in questa partita. Uh, avevo ovviamente l'influenza necessaria per farlo. Quindi tic. mettiamoci una forza, Zip. e prendiamo quant'era uno? No, due, tre, quattro. Quindi sono due lavoratori bianchi. Molto bene, gli ho finito i lavoratori bianchi. Perfetto. Ora a seguito ordine del re e no. Adesso fermi tutti può fare. Lo può fare, lo può fare perché. Allora, questi due non li può fare perché non ha forza. C'ha cioè uno e non gli basta. Ma questo lo può fare perché ha almeno uno di influenza. Ergo, va a pescarsi una fantastica carta. Però deve fare dov'è? Fortificare. Deve mettere due lavoratori qua. Uno e due. Andiamo a pescargli una carta che gli darà due forza. o oh, ecco, così inizia anche lui un pochino a fare qualche altra azione. Questo stava a 1. Bene, 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 perfetto. Uh, tocca a me. Se io adesso facessi l'azione presidiare, potrei andare a prendere due monete. Prendendo due monete, poi posso fare l'azione pregare e sbloccare eventualmente o fortificare oppure uh, attaccare. Fortificare non ha senso perché non ho 3 di influenza. Quindi, 9. Attaccare sì, quindi molto probabilmente farò ciò. Quindi prendo due lavoratori bianchi e li mettiamo qua per andare a fare la nostra azione di presidiare che mi costa l'ultima provvista e ottengo una fede, e quindi mi vado a prendere due monetine e me le metto nella mia area di gioco. Questo gioco, tra l'altro, una nota tanto tanto positiva che si deve tenere traccia di un sacco di roba. Per esempio dove eh, ho preso quell'influenza, dove ho preso quella, quell ho preso quella eh, forza oppure quella fede, ok? Può capitare che magari a me succede che do una botta a questi segnalini e se ne vanno volando. Basta controllare sulla tua plancia e sulle tue carte quello che hai e subito ritrovi i livelli ai quali eri arrivato, il che la trovo una cosa veramente geniale. Non lo so se è stata voluta, <ride> però è stata veramente figa, figa, figa. Perfetto, quindi ora tocca all'automario perché io ho fatto la mia azione, vero? Cosa devo L ho fatto? Ah si sì, ho fatto l'azione presidiale quanto sono bravo. Automario, vai, vuole attaccare. Uh sì, che forse lo può fare adesso. C'ha forza A3, yeah, ok, ce l'abbiamo fatta. Benissimo, attaccare ha bisogno di due lavoratori. E glieli mettiamo qui. A forza 3 ci arriva, tanto alla fine lui tendenzialmente punta a questa, ma non ce la fa, quindi fa il giro e viene qui. Fa fuori questa e si prende un lavoratore, e una provvista e ovviamente un'influenza. allora gli mettiamo un'influenza. Una provvista la prende così. Questo fa il giro e avanza la fede. Ops. E cos'altro c'era? Un lavoratore. Ok. Ecco, l'ultimo lavoratore. Poi non te ne do più, eh. Non fare lo stop. Eh, benissimo. Quindi, torniamo a noi. Torniamo a noi che abbiamo cose da fare. Tipo, non me lo ricordo. Sì. Volevamo fare pregare. Per sbloccare questa. E attaccare di nuovo. Ora però sono nella, nel guano. Perché la mia forza attualmente è di 3... E 1, 3, 2, 5. Cosa diavolo sto dicendo? 3, 2, 5. Ci arrivo a prendere questo. Benissimo. Quindi facciamo quello che dobbiamo fare. Prendiamo un ginocchio, lo mettiamo qui. Spendiamo due moneteine le mie ultime due moneteine e mi sblocco l'azione attaccare. Tu torni lì e torniamo. Dall'automario che vuole costipare, costipare non lo può fare perché è bloccato e adesso succede ciò. Una cosa bellissima oh, quando lui fa l'azione riposare, tanto ci mette un fantastico omino e prende una provvista più una per omino che gli è rimasto. Siamo a 1, 2, 3, ovvero 1, 2 e 3, e lui se ne va a casa a quel paese. Ha, ha finito il suo turno, penso. Gli do già i lavoratori. Per il round successivo, il round successivo sarà il quarto. Quindi siamo 4, 3, 7, siamo 2, 4, 6 e 1, 7. E questi tornano qua. Quindi sono rimasto da solo. essendo rimasto da solo e con tre lavoratori, io che cavolo volevo fare? Sicuramente volevo far attaccare. Allora, quindi veniamo qua. Attacchiamo. Quando attacco, prendo un lavoratore bianco. Eccolo qua. Dopodiché, sto attaccando questo che mi dà un'influenza e sono salito a 3, un altro lavoratore bianco, che meraviglia, e una provvista, fondamentali provviste, perché potrei fare di nuovo presidiare, non è vero, è bloccato. Mm, Va bene, vediamo cosa possiamo fare. Sono rimasto da solo, adesso devo capire cosa fare con tutti questi lavoratori, che ho indubbiamente bisogno di utilizzare in questo round, perché eh, mi valgono come un... Um, Qualsiasi lavoratore, quindi sicuramente sono incentivato a utilizzarli adesso. Allora, in realtà, dopo averci riflettuto, eh, non ci sono delle vere e proprie azioni interessanti che io posso fare in questo momento. Allora, convertire non ho abbastanza fede, ne ho solo due. Non arrivo neanche a convertire lui, che comunque non sarebbe male. Uh, L'azione consacrare. Mi farebbe innanzitutto perdere quella provvista che mi servirà sicuramente dopo. L'azione consacrare, cosa mi può fare? Io riesco ad arrivare qui. Posso eliminarmi una, una carta sospetto o prendere un lavoratore verde? Eh, non ha tutto questo grosso vantaggio, se ti devo dire la verità. Eh, assolvere sì, assolvere potrei fare un paio di cose, però non ho le monete per farlo. Ingaggiare. Non ho soldi da spendere e non voglio prendere sicuramente debiti. Quindi mio malgrado penso proprio che passerò e me li tengo per il round successivo. Sono comunque quattro lavoratori, certo non varranno più come lui, però va bene così. Quindi fase di fine round, faccio un reset al volo e ci rivediamo tra un attimo. Quindi la situazione con le nuove carte è questa e questa. Queste invece sono le carte taverna. Andiamo a vedere qual è la nuova carta che esce fuori. Tanto questa la aggiungiamo alla pila degli scarti dell'Automario. E qui abbiamo questo spazio di azione. Ho oh, un lavoratore qualsiasi. Prendi un debito, però prendi anche tre lavoratori. Che oh, schifo! Non fa. Ah, tu qui non ci dovresti essere, tra l'altro. Perfetto, quindi ora devo pescare le carte e vedere cosa mi esce. Abbiamo. <ride> rido perché rido abbiamo uh, come si chiama Turpin allora questo qui è strano è una promo tra l'altro dice riutilizza un paladino usato in uno dei round precedenti <ride> e io potrei riutilizzare quello di prima perché insomma cioè è schifo non fa <ride> ci tutti questi oh ma lo sai che è? porca miseria Eh, forse oppure abbiamo uh, Otton che quando uso l'azione commerciale guadagno due monete in più Abbiamo eh, lui, Girard o Girard, e quando uso l'azione cacciare ottengo due provviste in più. E poi abbiamo quello che abbiamo messo da parte prima, che è Anseis, eh, quando uso l'azione fortificare non pago provviste. Guarda, senza saperne leggere né scrivere, io utilizzerò Turpin, che tendenzialmente è uno di quelli che rimando sempre a dopo, rimando sempre a dopo, alla fine non utilizzo mai. Ma in questo caso è proprio vantaggioso, quindi sicuramente, guarda, e lo metto fondamentalmente sotto a questo. Così so che sto utilizzando questo qui. E mi prendo due lavoratori bianchi, quindi. E poi decidiamo dove vanno gli altri eh, paladini. Allora, lui che mi fa l'azione fortificare, sicuramente lo rimetto di nuovo in cima. In fondo ci metto. Lui che mi fa ottenere tre le monete in più. No. Lui lo elimino, lui finisce in fondo che mi dà le provviste e lui va in pole position per il round successivo. Quindi andiamo ad ottenere... È un po' indiffer... tendenzialmente <ride> più vantaggiosa quella per me perché comunque è come se fosse un lavoratore viola. Eh sì, mi prendo quella, quindi un bianco e tre verdi. Eccoci qua benissimo e siamo pronti perché poi io sono il primo. Adesso a me piacerebbe tantissimo convertire lui perché convertendo lui innanzitutto mi ottengo due forza che è ottimo e in più mi permette di ottenere punti vittoria per quelli con questo simbolo uccisi, ne sono già usciti due, insomma, non è male e i bonus che danno quando muoiono sono decisamente buoni e questo è a rischio conversione se lui dovesse convertire quindi probabilmente è la prima cosa che voglio fare per poi avere tanta forza, per eventualmente poi attaccare anche di più, perché attualmente la mia forza è 3, 2, 5 e qui invece arriveremo a 7. Mm. Non male affatto, tenendo presente però che abbiamo anche lui qui che possiamo far fuori. Il problema è che non ho monete, porca miseria. Come faccio a ottenere monete? Devo fare questa sfigatissima azione. Però alla fine spendo due lavoratori per ottenerne due. Sì, due lavoratori qualsiasi. Mm. Dare via due lavoratori verdi. Uno qui e uno qui. Per prendere due lavoratori con i quali ci faccio quello che voglio. Però perdo tempo. Guarda, per adesso facciamo così. Mettiamo lui qua. E mettiamo uno qui e uno qui. Facciamo questa azione convertire. Dove sei? Converto lui. Che ho bisogno di... Zero fede, lui finisce qui sotto, non devo pagare monete. E ottengo due forza. E saliamo a 4. Vediamo quindi cosa fa l'automario. Peschiamogli una carta. Oh, lui vuole fare ingaggiare, ecco appunto. E quale va a ingaggiare? Esattamente quella che volevo prendere io. Ma guarda tu, è pazzesco. Due lavoratori. Ah, glielo ho nascosti qui sotto. Aspetta, li mettiamo qua. Ok. E adesso tocca a noi. Io non posso fare questa azione, per quanto la vorrei tantissimo fare, perché non ho monete. Attaccare. Attaccare io adesso ho forza 7. Quindi posso arrivare anche a far fuori lui. Far fuori lui mi dà. Però in realtà vorrei far fuori questo. Probabilmente farei fuori questo perché eh, mi toglie anche uno di questi, che è un grosso incomodo. Al momento e prendo anche un lavoratore bianco non è male affatto anzi due lavoratori bianchi grazie a lui quindi facciamo subito subito questa azione facciamo bam facciamo attaccare attacco lui ottengo quindi un'influenza, e saliamo a 4 e elimino un sospetto e ottengo un lavoro e, e ottengo un lavoratore bianco lavoratore bianco a me perfetto e lui viene qui, ah, tra l'altro, io adesso ho due mercenari. Se riesco a far fuori un mercenario, eh, a soldare un mercenario, potrei anche prendere punti per i mercenari. Però per adesso non ce ne sono in giro. Vediamo allora cosa fa l'Automario. L'Automario oh, vuole fortificare. Può farlo? Ha bisogno di tre? No, non ce la fa. Ha bisogno di tre per fortificare, lui attualmente è a due. Quindi prendiamo il suo mino e andiamo a fargli <ride> di nuovo ingaggiare. Chi ingaggia, sempre quella. Nulla di fatto, passa appresso, prende lui. Quindi elimina un debito, ma non ha debiti da eliminare. Le parole. Benissimo. Allora, eh, ho bisogno di energia, quindi prendo una salsicetta. Tra l'altro, sanno per finire le provviste quindi <ride> tra un po' dovrò fare i provvisti. Sono sicuramente incentivato a far fuori questi qui. Per fare fuori quelli lì devo aspettare, perché attualmente arrivo a 7. Qui posso fa Mi interessa prendere un debito per prendermi tutti quei lavoratori? Attualmente no. Però questa azione sicuramente mi interessa. Per fare di nuovo attaccare e prendere questo o magari quello che è ancora più bello? Ci pensiamo. Vediamo un pochino cos'altro potrebbe essere utile fare al momento. Posso fare fortificare? Sì. Ho abbastanza influenza e ho provviste però poi vorrei fare anche presidiare. Diciamo che le mie azioni da fare saranno fortificare, presidiare e possibilmente di nuovo attaccare. Quindi ho bisogno di 2, 4, 5 e una 6 per sbloccare, per utilizzare questa azione qui. Io attualmente ne ho 3 e 3, 6, Me ne avanzerebbe anche uno con il quale ci faccio le banane. Vediamo che succede. Però poi ne riesco a prendere anche altri. Fortificare o presidiare? Fortificare mi potrebbe dare lavoratori e sicuramente della forza. Presidiare mi dà della fede, io con la fede che diavolo ci faccio? Con la fede posso consacrare o convertire, ma attualmente a me di convertire non me ne frega un tubo, tanto meno di consacrare. Però presidiare è sicuramente è un'azione che voglio fare perché a fine partita ovviamente darà svariabili punti. Se io adesso faccio fortificare, spendo questa provvista, e dopo ho il paladino che mi permette di fortificare senza spendere provviste, nel round successivo riesco magari a fare due fortificazioni, che mi costano un casino, a zero. Quindi farò l'azione fortificare. Facciamo Pim e... P no, col cacchio. Siamo lui che vale meno. <ride> Spendiamo la mia provst. Ah, tra l'altro devo riuscire ad aggiungere, a aumentare l'influenza, perché sennò dopo non faccio, non riesco a fare l'azione fortificare. Quindi peschiamoci una carta e mi vado a prendere. Ah, uh, oh, allora... Uh, queste carte le odio. Uh, vabbè, allora abbiamo una forza e abbiamo la possibilità di ripagare un debito oppure prendere due monete io un debito lo dovrei ripagare ma sai che ti dico sono corto di monete mi prendo due monete diciamo così e questa la infiliamo qua perfetto vediamo l'automario che vuole pregare ok quando vuole pregare dove sta qua boom non ha lavoratori da questa parte quindi ottiene un lavoratore e rimischia il suo mazzo. Quindi adesso nel mazzo lui ha due carte che gli permettono di utilizzare gli spaziazione eh, sul tabellone ed è pericolosissimo perché uno mi serve assolutamente come il pane. Quello per sbloccare l'ispaziazione. Tocca quindi a me che decido di utilizzare intanto qui mi ero fatto un po' di, di programmi un ehm, mio omino bianco color per sbloccare. Questo, ecco qua. Vediamo ora l'automario, l'automario favore del re, eccotelo qua. Quindi prende un suo fantastico omino, bim, si va, lo mettiamo così cappottato. Si prende un fantastico debito, ti e in più ottiene tre lavoratori però. Eccoli qua. Uno, due, tre. un delirio di lavoratori, tanto non li utilizzerai, maledetto. <ride> Bene, ora che ho sbloccato questo spazio azione, vado subito qui per attaccare con la mia forza di 7, posso arrivare qui oppure qui. Ora, mi interessa eliminare questo oppure prendermi due lavoratori? Ma io sai che ti dico, mi piglio due lavoratori. Facciamo fuori lui, che mi dà sicuramente un'altra influenza, e in più un lavoratore bianco e un lavoratore blu. Andiamo, un bianco, un blu, ce ne mettiamo qui. Uh, eh? no. Ah, ho attaccato, ovviamente mi tocca anche un altro lavoratore. Benissimo, perfetto, fantastico. Quanti ne ho fatti fuori? Ne abbiamo fatti fuori uno, due, tre, quattro. Ne facciamo fuori un altro e siamo arrivati a punteggio molto bene. Automario, che ci dici? Eh? fammi vedere. Dai, su, dai, fai il bravo. Ingaggiare. Oh, benissimo. Se questa carta a fine partita gli dà veramente tutti quei punti, <ride> mi asfalta. Allora, chi ingaggia, ingaggia... No, quindi la... Questo. Elimina due... Porca miseria. Elimina due sospetti. Adesso siamo a pari, quindi se parte l'Inquisizione la... prendiamo un debito a testa. Miseria, uno e due. Ok, no buono, no buono affatto. Ora tocca a me. E adesso ho un buon quantitativo di lavoratori, di nuovo. Facciamo presidiare. Cioè, proverò a metterceli. Sì, benissimo. Devo... Non è vero, perché non ho una provvista. <ride> quindi utilizzerò... Mm. Sì, no, ci vendiamo una provvista sola. Lui che mi dà una provvista, quindi andiamo dall'automario. Però in realtà è una mossa veramente stupida perché rimarrei comunque, seguendo il piano che voglio fare io adesso, che è quello di fare presidiare e poi sviluppare, rimarrei dopo con due lavoratori oppure con un blu. Me le prendo, queste tre provviste, va, che tanto serviranno sicuramente. Quindi torniamo dall'automario. Che vuole fare l'azione fortificare? Allora lui ha due, non la può fare perché ha bisogno di tre, quindi non potendo fare l'azione fortificare, <ride> prende uno dei lavoratori che si stanno ammucchiando e fa l'azione commerciare. Così, bene, quindi torniamo da noi. Adesso abbiamo la provvista che ci serve e facciamo presidiare. Spendiamo una provvista, perché una provvista mi costa ancora. Ottengo una fede e io arrivo a 7 attualmente mi vado a prendere due monete perché se no mando all'aria tutto il piano che volevo fare <ride> quindi senza nemmeno starci a ragionare, ok, due monetine auto Mario facci sognare ordine del re, benissimo, ordine del re vuole fare l'azione presidiare presidiare, che vuole fare prima qui l'azione presidiare l'azione presidiare, lui deve avere almeno 3 sì, ce l'ha Ce l'ha, 3 di forza, perfetto. Quindi gli prendiamo un affare, gli diamo un punto di fede. Lui adesso la preferenza... Allora, innanzitutto vediamo che spazi sono disponibili. Lavoratore oppure eliminare un sospetto. Porca paletta, no, 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 buono. Ah, ok, eliminare un sospetto è l'ultima cosa che vuole fare. Prende prima un lavoratore. Quindi glielo mettiamo qui e gli diamo un altro lavoratore. Gli diamo quelli verdi perché quelli bianchi ce l'ha tutti lui. Ah no, aspetta, noi eh, dobbiamo mettere gli omini nello spazio? sennò no, che stiamo facendo? Via mucchi e basta. Ok, non è che mi sono scordato di metterli lì dei lavoratori. Mm, vabbè, ormai è troppo tardi. Uh, tocca a noi, che abbiamo questi ultimi due lavoratori, con i quali andiamo qui e sviluppiamo. Spendiamo quattro fantastiche monete che ci siamo guadagnati prima. Facciamo un così, e otteniamo un lavoratore. Lo mettiamo nella fontana e ci andiamo a semplificare quale azione. Ora. Nel round prossimo, futuro 21, io vorrò fare l'azione fortificare, abbiamo detto, perché non pagherò le provviste. Quindi avere comunque la possibilità di metterci un lavoratore solo non è male affatto. Quindi sì, mi vado a semplificare questa. Ok, e questo torna in riserva. Benissimo, torniamo dall'automario che vuole fare l'azione pregare facciamogli far no, non la può fare l'azione pregare quindi fa l'azione costipare quando fa l'azione costipare si prende un fantastico sospetto che non gli dà un tubo, meno male perché sennò ero nel guano però ottiene due lavoratori che diamo due lavoratori verdi a mucchia a mucchia a mucchia Tocca a me, che, però, sono rimasto con questo lavoratore solo soletto. E penso che me lo terrò per il round successivo perché ora come ora non ci faccio un cacchio. Quindi, di nuovo dall'automario che ci vuole assolvere. <ride> L'automario ci vuole assolvere. lì due lavoratori verdi che mi stanno sulle balle, Non è vero, bellissimo il verde. Ah, aspetta, sì, non lo può fare. Tiamo due lavoratori. Lui ha bisogno di uno di um, Fede, Influenza, ce l'ha. Capovolgiamo così e ottiene una fede. Ripaga, no, non è vero, scusami, elimina un sospetto e adesso siamo di nuovo a pari. E ripaga un debito quindi lui adesso ha ripagato ben due debiti. Il maledetto, tocca sempre a lui perché tanto io ho passato. Vediamo cosa accade. Convertire, ok, vediamo. Convertire due lavoratori: convertire, convertire, convertire. Lui ha 5: porca paletta, lo può fare. Ok, allora convertire. Buttiamo gli due lavoratori lì. Lui ha 5 per convertire. Arriva a convertire lui. Tecnicamente, no, vorrebbe puntare questa carta qui. Ma fa tutto il giro: lallallero e arriva a questo. Allora, quando lo converte, ottiene sicuramente una forza. E otterrà un punto più un punto per ognuno di quelli completati. Per adesso fa schifo a livello di completezza di quelle cose. E ancora, è vero, si sì, continua a fare azioni questo balordo, presidiare, oh il presi... cazzarola. no non lo può fare presidiare perché è bloccato, quindi riposare, riposare, prendiamo un lavoratore, così, una provvista per una, pre... eh, una provvista più, una provvista per lavoratore nel mondo di Quark, sono 1, 2, 3, 4, 5 provviste, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, e così, e quindi sale quella più indietro, yo, perfetto. Ok, siamo a fine round, rifaccio un attimo di preparazione, ci rivediamo tra un attimo, inchio. Questa è la situazione per questo round. Queste sono le nuove carte uscite. Eccole qua. Pini 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 pini. pini. Uh, queste sono le due carte taverna. E andiamo a scoprire il prossimo spazio di azione. Innanzitutto diamo questo all'automario. Il nuovo spazio di azione sarà questo, un lavoratore blu. Diamo una, wow. Diamo una provvista per fare a gratis un'azione un a sviluppare oppure prendere due lavoratori, non male affatto. <ride> guarda, io ho un lavoratore blu qui pronto per andare lì. Ok, um, quindi ciancio le bande. Dobbiamo pescare le carte. Peschiamo le carde, Peschiamo le carte. Peschiamo 4. 1, 2, 3 e 4. Allora abbiamo. Lui ovviamente salvato da prima, che è molto probabilmente è quello che utilizzeremo, ma vediamo che altro c'è. Abbiamo uh, Berengier, quando uso l'azione presidiare non pago provviste. Porca paletta, ma questa magari la faccio dopo. Attenzione però, perché io adesso per fare l'azione fortificare ho bisogno 5 ce l'ho di influenza, 7 non ce l'ho, quindi devo riuscire a prendere 2 influenza, magari facendo fuori quelle 2. Chi abbiamo? Abbiamo Evoyer, che quando uso l'azione Assolvere non pago monete. E abbiamo Garrier, che quando uso l'azione Convertire non pago monete. Che no, schifo non fa. Io sono un po' scemo perché questo mi dà l'influenza che mi serve. Vabbè. Ok, diciamo che prendiamo lui. Quindi otteniamo un lavoratore blu e un lavoratore verde. Adesso dobbiamo decidere chi scartare e chi eliminare dal gioco. Probabilmente eliminiamo lui, che non mi fa pagare l'azione assolvere. Mettiamo in cima lui, che mi fa fare l'azione presidiare senza pagare provviste. E in fondo mettiamo lui, che quando uso l'azione convertire non pago monete. Perfetto, adesso ci andiamo a prendere la carta taverna, ma senza ombra... Sto facendo un delirio qui e non gli avevo tolto neanche i lavoratori. Prenderò questa che mi dà un blu, un rosso e due verdi. Finita la pacchia con i lavoratori bianchi che valgono qualsiasi cosa, purtroppo. <ride> è stata una coincidenza, però, eh, perché fino adesso non era mai successo. Quella carta è forte, sicuramente, ma non tanto forte. E che sarà proprio questa combinazione molto comoda. Due sospetti per il signorino, per l'automario. Allora, uno, eccolo qua, gli fa prendere questa moneta, che era l'ultima, quindi avanza. Il suo segnalino, risorsa, yao, e quindi quella più qui indietro sale di uno. Ma siamo uh, Inquisizione. Lui ne ha uno, io ne ho uno. Prendiamo tutti e due un debito. Porca miseria, questa non ci voleva affatto. Io sono qui con due debiti, non li ripago. Devo iniziare a ripagare i debiti e ne pesca un'altra. Aspetta, però ci devo rimettere pure: 1, 2, 3, 4, 5. Pesca un'altra che gli dà un'altra monetina. E questo si sposta. Benissimo. Ora io sono il primo, vediamo un po' cosa fare. Prima di farmela fregare, io mi vado a fare quell'azione. Quindi ci vado a mettere un lavoratore blu. Mi pago una provvista delle due che ho e faccio questo. Che tanto mi ridà comunque un lavoratore blu. E me lo rimetto qua. Vado a semplificare molto probabilmente l'azione presidiare per dopo. Perfetto. Andiamo dall'automario che vuole consacrare ah la prima volta lo fa in partita non è vero non è la prima volta consacrare sì, io lo può fare a voglia Mi mettiamo due lavoratori qua prende un'influenza e lui arriva a 5 a 5 quindi arriva qui la prima cosa che vuole fare questa ma non si può in due giocatori ripagare un debito no questa tic quindi fa l'azione pregare azione pregare, liberiamo qui e li mischiamo il mazzo. Eh, mentre li rischio il mazzo, no, no, non mentre, dopo che li rischio il mazzo, mi prendo pure una salsicetta. Tac. E salsicetta fu. Quindi ora facciamo sicuramente l'azione fortificare. Perché voglio fare fortificare, poi utilizzare quella e poi rifare fortificare. Boom. e magari riesco a farlo anche un'altra volta. Allora, innanzitutto, io quanta influenza ho? Ho allora, bisogno di 5, non pago provviste grazie a lui. Io attualmente ho 5, 3, 8, quindi riuscirei anche a arrivare qui. Peschiamo una carta, quindi. Peschiamo. Ah, allora, vabbè, una forza, speravo, lavoratori. E, oddio queste quasi mi ripago un debito visto che ce ne ho due ma non male dai alla fine va bene e lei finisce qua e sono a un passo da completare quella vediamo quindi l'automario che ha appena rimischiato il mazzolo vuole costipare allora glielo facciamo costipare quindi pesca una carta sospeto si piglia pure due monete il maledetto uno e due li togliamo da qua e prende due lavoratori eccoci qua quindi, adesso prendo un mio lavoratore blu, lo vado a mettere qui per liberare questo spazio azione e torniamo dall'automario. L'automario vuole pregare di nuovo. Ecco qua. Ottiene un lavoratore e rimischia il mazzo. Lavoratore e gli rimischiamo di nuovo il mazzo. Eccoci. Quindi, uh, benissimo ora eh, abbiamo liberato quello proprio per fare di nuovo fortificare perché così non pago le provviste l'influenza ce l'ho tutta ci dobbiamo pescare una carta ok uh. ah tre bianchi questa sarebbe stata fighissima prima una forza yep. e tre bianchi minchia se mi usciva pure questa prima <ride> penso che l'automario prendeva vita e mi menava ok uh, benissimo a seguire, yao. Presidiare, allora lui ha forza 4, quindi arriva tranquillamente. Qui prendiamo questa. Gli mettiamo due lavoratori qui. E indubbiamente viene a prendersi questo, che gli permette di eliminare questo. Quindi siamo di nuovo a pari. Devo cercare di togliermi dalle scatole questo sospetto, se no continuo ad accumulare debiti. Tra l'altro, questo ripagato lo mettiamo sotto magari. ecco qua. Bene, quindi tocca a noi che adesso abbiamo svarievoli lavoratori. Ora, se io riuscissi a fare l'azione pregare. Per sbloccare questo, potrei fare di nuovo fortificare e sfruttare al massimo questa azione qui. Però non ho un lavoratore nero e non ho monete, <ride> potrei fare l'azione cospirare per prendermi un lavoratore viola. Probabilmente spe spero di prendere queste due monete per fare l'azione consacrare, però poi prendiamo due debiti, cioè un debito a testa. Credo in realtà che posso fare questa, magari. Ma penso che farò così. Il nero me lo guadagno attaccando questo. Devo farlo perché mi dà punti. Tra l'altro dovrei attaccare anche quello. Quindi invece di fare di nuovo fortificare dovrei fare due volte attaccare. Oppure poi puntare a lui. Vabbè, vediamo un po' che cosa succede perché magari me lo potrebbe anche far fuori lui. Vediamo un pochino. Facciamo attaccare con il nostro unico lavoratore rotto. Noi abbiamo forza 7, quindi arriviamo addirittura fin qui. Oddio, che, sinceramente, no, mi serve il lavoratore nero. Cosa diavolo sto dicendo? Faccio fuori lei. Facendo fuori lei ottengo un'influenza, Fa... oh, elimino questo, via dalle scatole. Adesso ammazzati da solo e mi prendo un lavoratore nero che ce lo mettiamo qua. E lei finisce qui dentro nel mazzo dei morti. Vediamo l'automario allora. Eccolo, vuole fare convertire due lavoratori, ce l'ha, può farlo. Lui ha 5, vediamo un pochino, sì, lui punta a questa: 1, 2, 3, 4, con punta a questa 6, non ci arriva. Quindi fa il giro e arriva a questa. Porca miseria! Quindi converte questa e ottiene pure una forza. Eh vabbè, ma fregato, va bene, va bene, però almeno mi sono preso il lavoratore nero che mi servirà per eventualmente sbloccare questa per andare a far fuori lui oppure punto a questa Beh, a punti con queste ci sono arrivato se punto a questa sono anche però tre punti in più e adesso io non spendo provviste frena le trecce i cavalli perché io non ho un altro lavoratore rosso quindi sicuramente farò questo spendendo le monete che non ho che devo prima prendere monete ah, aprile dolce dormire e siamo a maggio quindi renditi conto vi prendo tre monete 1, 3, 1, 2 e 3. Ok, vai. Tocca all'automario. Automario? Vai. Assolvere. Allora, a sorete Mettiamo due lavoratori a Sorete. Lui ce l'ha abbastanza influenza, quindi ottiene una fede. Si elimina uno di questi e si ripaga un debito. Io ti odio proprio malissimo. Adesso che abbiamo le monete, facciamo l'azione pregare. Spendendo due monete, delle tre che mi sono sudato, per sbloccare questa azione, e siamo di nuovo all'Automario. Fortificare ha un solo lavoratore, quindi non lo può fare. Quindi viene a ingaggiare. Eh, chi vuole, vuole questo. Che gli fa fare l'azione pregare. Ma guarda un po': l azione pregare, gli fa liberare qui e gli fa. Rimischiare il mazzo e poi ha finito i lavoratori e se ne va a casa. Però se magari prendo anche gli scarti <ride> invece di rimischiare semplicemente il mazzo di pesca. Eccoci. Allora, tocca a noi che abbiamo detto che vogliamo fortificare perché non spendiamo provviste e abbiamo otto influenza. Ci dobbiamo pescare una carta. Quindi, vediamo cosa ci esce. Oh, bella questa. Bella, 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 bella. Una forza, un bianco e un nero. Ecco qua, benissimo. E andiamo dall'automario col suo nuovo mazzo. Vuole pregare di nuovo. Ma che scocciatura! Non è vero, non lo fa. Quindi, ah no, cosa sto facendo? Ha finito i lavoratori. Vabbè, ok. <ride> ecco qua, sono rimasto da solo. Essendo rimasto da solo, io adesso posso fare quello che mi pare. Facciamo costi pare e vediamo che succede. E ci dobbiamo pescare una carta sospetto. Yao! Che ci dà una moneta. Va benissimo. Prendiamo un viola. Con questo lavoratore viola non facciamo niente. Perché in realtà io voglio fare questo. Assolvere spendendo una moneta, ecco qua, e prendo una fede, mi ripago un debito e mi elimino un sospetto. Ecco qua. Quindi mi rimangono un bianco e un viola, con i quali io adesso mi faccio una valanga di fatti miei. E quindi passiamo al round successivo. Siamo al sesto round. Questa è la situazione attuale delle carte. Eccole. Queste sono le carte taverna. Lui ha 9 lavoratori. Andiamo a dargli questa. Questa. E scopriamo questo spazio azione che cosa fai? Con un lavoratore rosso paghi una moneta, ah, ripaghi un debito oppure. Togli due sospedi. Adesso non mi serve, a un cacchio. Mi sarebbe servita prima, ma va bene. Vi uh, devo scegliere le carte? e eh sì, è eh già. E eh vai. Ok, abbiamo allora. Mettiamoci così. No, troverò un modo comodo senza sfasciare tutto. Ok, allora abbiamo Angrier. Quando uso l'azione attaccare, guadagno due monete. No, però in realtà avevamo altri piani. Quando uso l'azione pregare, non pago monete. Probabilmente questo lo posso anche lanciare dalla finestra. Sarebbe stato utile prima. Ogni volta che ottengo sospetto, guadagno una provvista. E abbiamo. Quando uso l'azione presidiare, non pago provviste ed è quello che voglio fare io adesso. Quindi prenderò lui e mi prendo un lavoratore rosso e un lavoratore blu. Eccoli. Perfetto. Mentre invece eliminiamo dalla partita, visto che siamo al penultimo round, eliminiamo dalla partita lui. E visto che dopo le pescheremo tutte le carte, perché ce ne sono rimaste solo due, è inutile che mi cervello a mettere una sopra e una sotto. Um, ora vi devo scegliere una di queste carte, visto che c'è rimasta una sola moneta là sotto, te lo faccio prendere a te il debito. Io no, grazie. E mi prendo due blu e due verdi, anche se il rosso lì non era affatto male. Quindi gli dobbiamo dare due sospetti, visto che si è preso quella. Allora, gli peschiamo il primo, sono due, no, due vai, qua. sono due monete. Ne prende una e ovviamente avanza questo. E c'è l'inquisizione dove lui ce n'ha una più di me, quindi si accatta un debito. Die. Quindi ne rimettiamo 5, 4 e 5, gli peschiamo un'altra carta. Yao! E prende... Wow, altre due monete. E bene, quindi le togliamo da qui, e succede questo, 1 benissimo, ok. E ora possiamo proseguire con le azioni. Allora, come prima cosa direi di fare l'azione presidiare, utilizzando il lavoratonchio rosso, e non pago provviste ovviamente, prendo una fede, io ho 8, ah no, addirittura ho di più, cosa ti avrò sto dicendo? Ho oh, 11, quindi riesco ad arrivare anche qui sopra. Arrivare lì sopra non me ne frega un tubo. Però arrivare qua non è male. È prendere un bianco e un rosso, mm -mm. si. Sì, sì, ci prendiamo un bianco e un rosso subito subito, perfetto. E bene, quindi proseguiamo. Con lui, l'automario che vuole consacrare. Allora, lui di fede ha ben 6. Gli mettiamo due omini di qui togliamo questo e gli diamo un un'influenza lui ha 6 quindi arriva fin qua sopra vediamo un pochino la prima cosa che vuole prendere è questo ma non c'è ripagare un debito sì assolutamente è quello che ha appena preso perfetto Yo! ok fatta la sua cione e quindi adesso tocca di nuovo a me io potrei subito andare a sfruttare quello spazio azione lì per liberare questo e fare di nuovo questa azione, il che non è affatto malox. Mm, qualcuno è venuto a darmi un bacino, il bello del lavorare a casa. <ride> quindi, <ride> poi mi accuseranno di stupro. Sembra che mi sto baciando con una bambina, quindi eh, dicevamo sbloccare per rifare questa azione. Cosa però io devo preoccuparmi di avete maialino uccisamente in un adel di questi perché io volevo prendermi quelli e lui potrebbe tranquillamente rubarmi vorrei uh, far fuori lui e arruolare lui quindi ah, aspetta però perché per arruolare io ho bisogno di un rosso nero e un bianco volendo e ce l'avrei anche questa bella combinazione il problema qual è? È che poi mi perdo un rosso per fare quella. E io presidiare la voglio fare almeno un altro paio di volte, se mi riesce. Se riuscissi a fare sviluppare, potrei ridurre... Ah, aspetta, io lo posso fare sviluppare. Ah, ah. <ride> Quanto è bello quando riesco a ragionare. <ride> Sembro quasi intelligente. Quindi, prendiamo un lavorotopo blu e lo mettiamo qua. Spendiamo una provvista, che è l'ultima che ho. E facciamo questo a gratis, che mi dà un rosso, ma guarda che bello! Ci sono proprio un fregno, come si diceva a queste parti. E mi vado anche a semplificare questa, eh? Che genio! Va bene, vai, Automario, vai, vai, fammi vedere cosa fai tu. Favore del re, benissimo, lui si va a fare un favore del re, che è questo. Quindi spende una moneta ma non spende proprio un tubo niente e si scarta queste due. Ma guarda un po'. Torniamo a noi. Adesso posso fare convertire e utilizzo questi due. Un bianco e un viola. Devo pagare una moneta ed è l'ultima moneta che ho. E vado a, con... eh, questo, sì, questo. Vado a convertire lui. Convertisco lui perché mi dà intanto due forze. Che mi fa arrivare a 13 e non fa assolutamente male. Ma in più mi darà anche qualche puntino a fine partita 1. <ride> Vabbè, meglio di niente. Va bene. Uh, no, in realtà sì, no, sì, sì. Va bene. Uh, ok, convertiamo due forza. 1 e 2, ok. Proseguiamo. Vai con l'automaglio. Mm. Ordine del re, benissimo. Lui quindi vuole fare l'azione presidiare. Uh, lui attualmente ha 5 di forza. Ci sono spazi, sì, ci sono spazi liberi. Gli mettiamo due lavoratopi qua, prendiamo questo e gli diamo una fede. E vuole andare a presidiare. Arriva fin qui. Allora, ottenere carte. Non c'è disponibile. Ripagare debiti neanche. Uh, l'azione pregare no, due lavoratori no, un lavoratore. Un lavoratore diamo il rosso, che è quello di valore più alto e quindi si prende un lavoratore. Benissimo, ok, ah, è arrivato quasi a punteggio con questa bene, che tra l'altro, è quella che dà più punti. Torniamo a noi adesso abbiamo fatto questa azione. Ora ci facciamo l'azione attaccare. Però, aspetta, questi rossi mi servirebbero. Vabbè, male che va, posso fare costipare per prendermi un altro rosso. Facciamo l'azione attaccare. Quando faccio l'azione attaccare ottengo un bianco. Vado ad attaccare lui che mi dà 1 e 2 e lui finisce qua. Puff, perfetto. Andiamo invece adesso dall'automario per la sua successiva azione che è un altro ordine del re, quindi fa di nuovo um, presidiare. Lo può fare? Sì, ci sono spazi. No, cos diavolo lo sto dicendo? È bloccato lo spazio, quindi no. Quindi fa ingaggiare. Stavo per fare danni. Ingaggiare, ingaggia questa che gli dà due lavoratori. Yao! Prendiamo due lavoratori e glieli buttiamo qua, facendo ovviamente danno. Vabbè, vai, ecco. Quel paese io posso ancora sfruttare quella per sbloccare sicuramente voglio sbloccare quella per fare di nuovo presidiare visto che non pago provviste allora prendiamo un omino bianco color lo mettiamo qui ne approfittiamo e ci sblocchiamo questa e torniamo dall'auto mario l'auto mario vuole presidiare insomma tre azioni di presidiare di fila sei una persona orribile ma non la puoi fare, perché abbiamo visto prima che non lo puoi fare. Quindi farai l'azione pregare, ecco qui, e liberiamo allora questi spazi azione e ti rimischiamo il mazzo, eccoci qua. Nel mentre non dimentichiamoci che c'è del formaggio qui. Ho preso due pezzi! Che bello! Ok. Allora, intanto pensiamo. Io potrei subito fare l'azione presidiare, che tra l'altro, mi fa salire di un altro punto la fede, e arrivo. A ottenere 6 punti e in più con la mia forza a 3000 potrei sbloccare un altro spazio azione. Attualmente non ha molto senso, e non devo neanche correre a prendere uno di questi spazi perché tanto comunque ce ne sono. Lui neanche arriva così lontano. Hmm. Non sono sicuro di voler fare di nuovo. Presidiare non sarebbe poi, tra l'altro, una cattiva idea convertire lui. Visto comunque che sono abbastanza alto, non è male come idea. Vabbè, intanto però, per farlo, devo sbloccare questa azione. E sbloccare questa azione significa che facendo l'azione presidiare, devo andarmi a prendere uno di questi spazi. E quindi non farò un'altra azione presidiare. In realtà, fare due azioni presidiare non è male. Facciamo così: facciamo presidiare, prendiamo un altro punto di fede. E mi vado sempre qui tac, a sbloccare proprio questo. Per rifarlo poi dopo. Però ovviamente devo prendere un lavoratore viola. Vediamo l'automario. L'automario vuole fare l'azione consacrare. Allora, l'azione consacrare eccola, ce l'ha qua. Mettiamo due omini. Allora, lui quanto ha? 7, Ha 7 di um, fede. Arriva tranquillamente fino a lì. Gli prendiamo un prete e gli aumentiamo l'influenza. E glielo andiamo a mettere. Allora, ottenere carte non c'è, ripagare i debiti non ne deve ripagare. Pregare, 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 pregare. Eccolo qua. Boom. Quindi, pregare gli sblocca questi spazi e rimischia le carte. Va bene, va bene. Quindi, ora, volendo rifare questa azione, io devo prima prendermi un lavoratore viola. Dobbiamo per forza a farlo, quindi ci prendiamo un sospetto. Ah, perfetto, non togliamo monete. Va bene. Va bene, va bene lo stesso. Peccato, due monete non facevano schifo, mi permettevano di arruolare un altro primprimprino. Prim. Pazienza e prendiamoci un viola. Eccolo qua. Andiamo dall'automario. Vuole ingaggiare. Allora, prendiamo un suo omino e glielo mettiamo. No, Ingaggiare no, quindi commerciare, commerciare, e questo fa il giro di Peppe e gli aumentiamo la forza che è più indietro. Bene, torniamo a noi. Adesso possiamo rifare questa, la facciamo subiterrimo. Prendiamo questo, otteniamo un'altra fede. E adesso ci dobbiamo scegliere il bonus da prendere. E quale bonus da prendere ci prendiamo? Ci prendiamo due lavoratori, un bianco e un nero. Che il nero ci potrebbe servire dopo, eventualmente per convertire nel round successivo. E questi ci rimettiamo qui. Torniamo dall'automario. L'automario vuole costipare. Oh, Benissimo, mettiamo il lavoratore qua. Gli peschiamo una carta, si becca zero monete, tiè. Siamo anche a pari con queste carte e ottiene due lavoratori, eccoli qua. Perfetto, benissimo. Torniamo alle nostre faccende. Io ho tanti lavoratori, ma le mie opzioni non sono meravigliose. Consacrare, non ne vedo proprio l'utilizzo di farlo non perché, pff, sì, ok, potrei prendere cose, ma. Non ha molto senso. Sarebbe bello fare fortificare che mi fa aumentare la forza, ma non ho le provviste per farlo. Quindi potrei prendere delle provviste e poi fare fortificare, che comunque mi porta anche a prendere vari punti. Vari punti! Ok, facciamo un bianco e un verde e ci prendiamo tre provviste. Perché sarei anche molto tentato di andare nel round finale con tutti questi lavoratori. Ok, Auto Mario a lei l'automario vuole attaccare che ti possa ardere attacca questo qui no non ci credo maledizione era proprio quello che volevo prendere gli mettiamo i due lavoratori eh, tanti saluti Ginko eh, mi dispiace abbiamo perso praticamente due punti forse anche tre quindi prende un lavoratore una provvista e una um, influenza allora una influenza eh, che abbiamo detto un lavoratore qua è una provvista, quindi più! benissimo. A proposito di provviste, salticetta. Ah, abbiamo le provviste per fare l'azione fortificare che ci porta anche ad avere tre punti vittoria in più. Quindi, si sì, prendiamo lui, lo mettiamo qua e facciamo fortificare. Peschiamoci questa carta. Abbiamo oh, un lavoratore rosso, un lavoratore bianco e una forza. Andiamo a 11 di forza, questo lo mettiamo qui, prendiamo un rosso e un bianco, che cosa bella, e ovviamente dobbiamo spendere tre provviste, 1, 2 e 3. Saluti, Automario mi dica, mi faccia sapere come sta. Vuole consacrare, allora mettiamo quindi i due lavoratori qui, lui ha 7, ottiene un'influenza, mm, allora 7. Arriva qui, e ovviamente gli facciamo prendere lavoratore. Lavoratore nero è quello di maggior valore. Adesso, con questi fantastici lavoratori, se io avessi due monete, potrei fare l'azione pregare, sbloccare quella e fare l'ultima azione ripresidiare. Ma posso averle due monete? Basta fare così, così almeno mi sfrutto l'abilità di questo paladino. E prendiamoci queste tre monete. Quanto tre? Sì, 8000 ne sto prendendo. Cosa diavolo lo sto facendo? Eccolo qua 3, tu torna dentro benissimo, automario, il tuo ultimo lavoratore, cosa ci farai? Il favore del re allora, il favore del re questo qua. Quindi si prende un debito, bravissimo. Così ti voglio prenditi i debiti, però prende anche tre lavoratori. Quindi continuerà a fare azioni. Ho detto, Bravo, bravo. ora che ho tre monete, posso andare a pregare. Spendendone due. Ciao. Liberiamo qua. Questo lo rimettiamo in riserva. E basta. Perché poi è il turno successivo. <ride> non mi ricordo se quando ho attaccato prima mi sono preso un lavoratore. Ma forse sì, forse no. Non lo so. Non lo sapremo mai. Solo in post-produzione. Auto Mario. Favore del re. Uno di fila all'altro, insomma. Quindi vuole... No, favore del re cos'è? Sono quelli. Sono tutti occupati. Mi dispiace, Ginko. Uh, quindi riposare. Perfetto, allora una risorsa più una per lavoratore sono tre risorse, quindi abbiamo uno, due, tre, e nell'ultimo round sono dieci lavoratori: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Questi sono i tuoi lavoratori per il round successivo. Bene, tu hai finito, quindi rimango io con questi due, di cui utilizzerò questo senza pagare provviste, prendo un'ulteriore fede li ho fatti tutti che bello devo pensare a che bonus prendermi penso che mi prenderò due lavoratori perché adesso sbloccare uno spazio azione non mi serve a un tubo ripagare debiti non devo monete mm, avere monete a fine partita l'ultimo round però c'è modo per prendere monete secondo me è proprio un'azione sprecata quindi mi prendo un bianco e un blu un b... no scusami un bianco e un verde tanto un blu ce l'ho mi sono più utili i blu o i verdi? In realtà, nessuno dei due. I blu mi permettono di prendere monete. Uh, facciamo allora, dov'era? Un bianco e un blu. Però il blu ce l'ho, no, però non. Andiamo col verde, vai. <ride> Sambuca Molinari, prendi una decisione chiara. Ecco qua. Adesso sono punto a capo. Posso continuare a fare azioni. <ride> diciamo che passo il turno. Quindi resettiamo per l'ultimo round. Eccoci qua, queste sono le carte invasori del round finale. A ruolare lui mi darebbe tre punti. A ammazzare lei comunque un punto in più. A ammazzare lei sono vari punti perché mi dà un punto più un punto per ogni mercenario e io ne ho già due. Quindi sarebbero quattro punti. Poi abbiamo loro. E queste invece sono le carte Taverna. E molto probabilmente prenderò quella. Andiamo a vedere l'ultima carta. Ecco qua. Oh, abbiamo questo spazio che. Ah, carino. Un omino random per due provviste e una moneta dalle tasse. Uh, ci dobbiamo scegliere, ovviamente, il paladino da paladinare. Ah, tra l'altro, se voglio arruolare, a me le monete mi servono. Ah, allora, queste sono le ultime carte che abbiamo. Abbiamo lui, quando uso l'azione convertire, non pago monete, ma io non voglio convertire. No, come no? Ha voglia, se voglio convertire, non devo pagare due monete, potrebbe essere molto interessante. Allora, lui invece, quando uso l'azione cacciare, ottengo due provviste in più. A me adesso le provviste non mi servono più, perché fortificare e presidiare sono azioni che non posso fare più e sono quelle che ehm, richiedevano provviste. Quindi lui diciamo che lo mandiamo proprio a quel paese. Poi abbiamo lui, quando uso l'azione pregare, non pago monete. Ma tra l'altro, qui c'è un intruso ecco l'azione pregare non pago monete quindi posso utilizzare questa azione senza dover pagare questa potrebbe essere molto 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 interessante mi dà due neri che però fa schifo lui invece quando uso l'azione attaccare guadagno due monete ecco qua io attacco e guadagno due monete ne avrò tre e due le utilizzerò per convertire ah, forse è te che voglio beh sicuramente o te o te lui lo salutiamo che tremenda indecisione. Attacca, andiamo con lui, vai. Perché tanto io a convertire devo arrivare a convertire chi? Devo arrivare a convertire lì a 6. Ci arrivo tranquillamente quindi non mi interessa avere la, la sua fede. Quindi andiamo con lui e mi prendo un rosso e un verde. Ecco qua. Dopodiché, ci andiamo per forza di cose a selezionare questa. Quindi prendiamo un rosso, un blu. Un verde e un viola, ciò significa che ci otteniamo anche un sospetto con il rischio di debito. Ecco qua. Uh, sospetto, vediamo che succede. Due monete, ecco appunto però so, sono due monete. Procediamo, procediamo con le azioni. Allora, io ottengo monete quando attacco. Adesso ho già delle monete. Tra l'altro, visto che ho tante monete e pure variati, svariati lavoratori, potrei pure fare questa azione e guadagnarmi 3 punti vittoria. Vediamo se ne vale la pena. Però, se lo devo fare, è un'azione che devo fare subito e la posso fare da qui. Ma non ho provviste. Porca miseria. Porca miseria. Se avessi avuto una provvista, adesso questa era fatta. Facciamo prima di tutto l'azione attaccare per il semplice fatto che questa me la potrebbe rubare lui. Quindi, quando attacco, ottengo un lavoratore bianco. Eccolo qua. E due monete grazie al mio paladino. Quindi ora ho tante monete. Prendo lui che saranno punti vittoria a fine partita Ah, e mi dà due influenza, e saliamo a 10, benissimo, vediamo invece cosa fa l'automario. Oui. Pregare, va bene, <ride> ok, ti diamo un lavoratore e rimischiamo le carte, mi pare giusto così puoi utilizzarle tutto. Tutto. tutte tutte nell'ultimo round, fantastico. Quindi Abbiamo fatto attaccare, io abbiamo detto che volevo convertire lei. Convertire lui, che cosa mi fa ottenere? Mi fa ottenere punti per quelli con il simbolo verde. Sarebbero uno, due, sarebbero due punti. È un punto di forza che in realtà sono, <ride> sono 4, 1, 5. Sarebbero 5 punti se lui lo converto e posso farlo perché ho le monete. Però voglio convertire anche lei. Allora, se converto lei, lei mi conviene molto di più sicuramente mi conviene di più quindi utilizziamo un lavoratore viola perché non ho un lavoratore nero e un lavoratore bianco per fare l'azione convertire per convertire lei ci arrivo tranquillamente lei finisce qui sotto anzitutto mi dà una forza e arrivo al massimo devo pagare due monete eccole qua e abbiamo fatto la nostra accione quindi torniamo Dall'automario, l'automario vuole fare l'ordine del re. L'ordine del re è presidiare, lui ancora l'ha completato tutto, gliene manca giusto uno. Quindi gli mettiamo due omini, si prende un'influenza, lui ha 6. A 6, può venire qui e sicuramente gli facciamo ottenere lavoratore. Lavoratore blu, che è quello che vale di blu, blu. allora, presidiare, ah, questo cosa diavolo ci fa. Si maschera con quelli. Allora, presidiare e fortificare sono totalmente inutili in questo momento. Se mi sblocco a attaccare, posso farlo un'altra volta. Grazie a lui, ottenere un punto. Se faccio fuori lui, più tre punti, più un lavoratore verde, mm, non è male. Attaccare sicuramente è un'idea molto valida. In più, mi da monete che posso utilizzare per fare poi questa azione. Quindi, utilizziamo lavoratore bianco. Veniamo qui a pregare. Sblocchiamo questa azione e passiamo il turno all'automario che vuole fare un favore del re, prendiamogli un lavoratore e viene a fare questo qui. Ah, quanto sei gentile! Intanto, tre risorse. Quindi, abbiamo uno, due, tre e avanza la forza. In più, questo maledetto si prende questa ultima moneta e quindi eh, c'è l'inquisizione. E quindi ci prendiamo tutti e due un debito. Molto bene. Un debito a te e un debito a me. Quindi questi tre punti in meno a fine partita me li devo portare per forza. Ti possa ardere. Vabbè, no, niente, non posso manco più far Porca miseria, mi sa che devo fare consacrare. Devo fare consacrare. Dove arrivo? A 8, a 8, dove arrivo qua per prendere quello e togliermi. anzi, ripagare il debito? Mm. Consacrare mi serve un lavoratoreno che non ho. Molto bene. Ah, innanzitutto dobbiamo rimettere. Le monete qua 3, 4 e 5, quindi potrei anche pensare di fare l'azione costipare per ottenere il lavoratore nero e fare poi eventualmente consacrare, ma adesso io devo fare l'azione attaccare, non mi ricordo più chi dovevo fare fuori. Allora, se ammazzo lui mi dà eh, un punto perché è verde e io prendo punti per i verdi più tre punti perché salgo. Di fama da, 12, da 10 a 11, quindi sono. Lo faccio vedere: sono tre punti, quindi sono quattro punti e un verde. Se faccio fuori lui, ottengo sempre i tre punti dalla fama, e un punto lo ottengo perché anche loro mi piacciono morti. Ma in più ottengo anche due monete, più altre monete. <ride> no, è meglio di no perché poi c'è il rischio di un'altra. Um, che... La... 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 Vabbè, mangio il formaggio. Inquisizione, ecco, vedi. Se mangio mi viene in mente. Quindi facciamo fuori lui. Allora, ottengo due monete perché l'ho fatto fuori, ottengo un lavoratore bianco, grazie al mio cittadino. Lui viene da me e mi dà un'influenza e un verde. Mamma mia! La sagra del verde. Attaccare, eccolo, vedi. L'avrebbe preso lui. Meno male, Ho fatto proprio bene, porca miseria. Allora, lui attacca a forza 7, arriva qui. Questi non li può prendere, rifà il giro, arriva qui e attacca lui. Quindi, ecco qua. Elimina un debito, maledetto, però non lo ripaga, quindi ti è assoluto. Mm. E prende una influenza, boom, e si fa tre punti. Bravissimo. Quindi, tocca a me. Allora, con due lavoratori. Posso fare quest'ultimo, ottenere un lavoratore nero che mi serviva a qualcosa. Per fare consacrare, per togliermi il debito. Sì, bellissimo. Allora, prendiamo un bianco e un verde. Tac. Spendiamo quattro monete. e uh, quattro. Mm. Facciamo quest'ultima azione. Per semplificare... Beh, a questo punto consacrare. E ottengo un lavoratore nero. Quindi... Abbiamo l'automario, che favore del re prendiamo un omino e glielo andiamo a mettere. Qua spende una moneta, ma non spende un tubo per ripagare un debito. Eccotelo qua. Boom. Ripagato un altro debito. Quindi tocca a noi. Dobbiamo fare consacrare per ripagarci quel debito ma per ripagare quel debito io ho bisogno ovviamente di una provvista, quindi una provvista la devo andare a prendere. Utilizziamo un lavoratore verde per prenderci una provvista o oh, me ne voglio prendere tre. Che altro ci posso fare con le provviste? Eventualmente ottenere due lavoratori con i quali non ci faccio granché. Avere un altro lavoratore nero. Mm. Sì, dai, mi prendo due provviste, cioè tre provviste. Sacrifico due lavoratori poi per anzi tre lavoratori per avere due lavoratori. Bene, Automario, tocca a lei. Consacrare. Allora, consacrare. Gli mettiamo due lavoratori. Lui, vediamo se lo può fare. Lui ha 8. 8, arriva qui. Sì, ci sono spazi tranquillamente. Ottiene una influenza ideale al massimo. Si è fatto ben 20 punti. E, ovviamente, gli facciamo prendere il lavoratore rosso. Ora posso fare consacrare. Per ripagarmi quel debito, ma voglio prima fare consacrare oppure voglio prima andarmi a prendere quello? Penso che mi vada a prendere quello prima che me lo fregano. Quindi mettiamo ah, ci devo mettere un blu, va bene. Mettiamo un blu, diamo via una probista, e ci prendiamo un rosso e un nero. Automario. Automario vuole costipare. Quindi, mettiamo qui, gli peschiamo una carta e non prende monete. Uh, però prende due lavoratori. Se io libero l'azione attaccare e la rifaccio, ottengo un lavoratore bianco e due monete. E ovviamente questo che mi fa andare a punti, tanti punti, e mi dà due monete che mi servivano per qualcosa, per pregare e sbloccare eventualmente un'altra azione. Però ovviamente se non sblocco questo non vado da nessuna parte. Allora teniamo presente che. Questo mi servirà per consacrare. Con questo magari posso ottenere, no, facciamo così. Con questo otteniamo monete. Con questo poi sblocchiamo. E con questo attacchiamo. Ok, benissimo. Allora prendiamoci una monetina. Quella giusta, giusta che ci serve per dopo. E andiamo dall'automario. Che vuole pregare. Benissimo. Mettiamo uno meno qua. Sblocchiamo tutta la sua plancia. La parte destra e rimischiamo il mazzo eccoci qui quindi abbiamo detto che adesso vogliamo pregare eh, spendendo due monete il che mi permette di liberare questo spazio torniamo da te favore del re omino l'ultimo spazio libero che è questo Prendi un debito, tiè, yeah, ci godo, però ti pigli pure tre lavoratori maledetto. Ah, attenzione, benissimo. Ok, ho sbloccato questo spazio azione, senza perdere ulteriore tempo andiamo qui, attacchiamo, ovvero prendo un lavoratore bianco, prendo due monete, grazie al paladino, a 9 ci arrivo tranquillamente e faccio fuori questo che mi dà intanto un'influenza. Due monete prese dalle tasse, e tu finisci qui. Quasi ammazzati tutti, <ride> ok, vai, Automario, confidiamo in te. L'automario vuole consacrare allora, consacrare, posso farlo ancora? Sì, ci arriva tranquillamente, siamo, Tic. ecco qua. Consacrare, consacrare ti fa prendere altra influenza, ma più di quello non puoi andare. Ti mettiamo qui, ti ottieni un lavoratore, e pace. Benissimo, io rimango con questi lavoratori. Sicuramente voglio fare consacrare per, ricap... ah, per ripagarmi quel debito che mi fa salire niente. Oddio, in realtà, eh, ma purtroppo non dovrei fare assolvere. Posso, sì, invece di fare consacrare... Eh però, ah. Se io faccio assolvere, e posso farlo perché ho i lavoratori giusti, casualmente, pagando due monete che io ho, mi posso ripagare il debito e togliere anche un sospetto e in più salgo di uno sul, sulla fede che mi fa ottenere due punti vittoria schifo, ne va e sì, invece di andare a fare consacrare che ho anche semplificato inutilmente prima <ride> facciamo questa pif, piff, pif, pif. essendo la mia ultima azione mi mangio l'ultimo pezzo di formaggio spendo due monete qua questa ah, prendo la mia fede mi ripago il debito e mi scarto un sospetto. Ecco qua. Ah, che bello, ho finito tutto. E adesso è tutto in mano all'automario. Vediamo cosa farà. Costipare, non lo può fare, quindi va a ingaggiare e si prende questa che gli fa fare l'azione pregare. Quindi sblocca questi e rimischia il mazzo e ingaggiare di nuovo non lo può fare quindi azione successiva commerciare proseguiamo ordine del re allora questo l'ha risolto questo no quindi vuole fare l'azione attaccare tic e tic perfetto quanto c'ha di forza c'ha 7. E non può attaccare, quindi no, assolutamente no. Togliamo, non può attaccare. Quindi cerca di fare questa azione qui. Influenza ce ne ha a Iosa, quindi andiamo a fortificare. L'azione fortificare gli fa ottenere forza. Mm. Peschiamogli una carta. Ottiene un lavoratore e una forza. Ecco qua. Lavoratore, una forza, so punti benissimo. Ok, invece adesso altra carta. Favore del re. Uh, niente, sono tutti presi, quindi ecco qua, finito anche lui. Ottiene 1, 2, 3. 1, 2, 3. E sale questo. Sono comunque due punti. Bravo, mi piace. Mi piace. E adesso c'è il conteggio finale dei punti. Yeah! Allora, contiamo i punti prima dell'automario, vediamo quanto danno ci hanno fatto, quanto dobbiamo recuperarlo. E magari dovrei anche scriverlo da qualche parte. Allora prendo il calamaro per scrivere a matita. Per quanto riguarda le fortificazioni non ha ottenuto un tubo. Mentre qui abbiamo punti vittoria? No, non ce li abbiamo. Vediamo le richieste del re che ha risolto. Questa l'ha risolta e sono 8 punti. Eccola qua. Poi eh, attaccare? No, non l'ha risolta fortificare nemmeno quindi per adesso abbiamo 8 punti allora, siamo auto mario abbiamo 8 per adesso abbiamo 9 e 2 11 i debiti ripagati abbiamo 1 2 e 3 che si eliminano con questo quindi 2 punti poi le caratteristiche abbiamo 20 31 e 9 40 quindi abbiamo queste carte ora questa qui è uguale a questa essenzialmente gli dà un punto più un punto per richiesta del re completata ne ha completata una sola quindi sono due punti per carta per un totale di quattro e poi a questa che gli dà un punto ogni due carte che ha ingaggiato ora lui non ingaggia a dire il vero eh, elimina solo perché giustamente non sfrutta le abilità delle carte quindi non so se è così che funziona con questa carta, ma gliela facciamo valere comunque. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quindi 10 diviso 2 è 5. 5 punti. L'automario ha totalizzato 70 punti. Adesso vediamo il dramma dei miei punti. Ora partiamo con gli ordini del re completati. Io li ho completati tutti e tre perché... Fortificazioni ci siamo. Di gente, diciamo che ne ho ammazzato abbastanza e ho fatto anche l'azione presidiare. Quindi abbiamo 10 e 8, sono 18 punti da queste. Poi abbiamo il tracciato caratteristiche. Abbiamo 40 55 e ce lo segniamo subito. Quindi l'azione sviluppare, eccola, ce l'abbiamo qua, sono 6 punti. Successivamente abbiamo i debiti, allora, io li ho ripagati tutti, sono quindi tre punti. Uh, monete provviste, un punto vittoria al mio set di tre, eccolo qua il mio set di tre per un punto vittoria. Dopodiché, abbiamo l'azione consacrare, l'azione consacrare, come puoi vedere, non me ne è proprio eh, niente. Uh, l'azione fortificare, invece, eccola qui, ce l'abbiamo: sono 6 punti vittoria. che L'ho fatta tutta quanta. Presidiare, abbiamo 9 punti. Uh, poi, cosa abbiamo? Assolvere nulla di fatto, anche qui non ci interessa invasori convertiti allora, adesso dobbiamo scoprire un pochino le carte vediamo se riusciamo a fare una spasetta qua davanti, facciamoli uno alla volta così non ci impazziamo abbiamo lui che mi dà un punto per ogni invasore con questo simbolo che ho fatto fuori e sono 1 2 3 4 e 5 punti poi abbiamo lui che mi dà un punto per ognuno di questi qui verdi, che sono 1, 2 e 3. E abbiamo lei, che no, però in realtà era lui, che mi dà un punto più un punto per ogni mercenario che ho fatto fuori, e quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E adesso vediamo di fare il totale. Beh, incredibile ma vero, <ride> ho vinto 112 a 70 contro l'automario. Ok, perfetto, adesso accomodiamoci con molta educazione e parliamo un pochino di questo automario. Uh, che dire, è un automario che probabilmente è uno dei migliori a cui abbia, con cui anzi, abbia mai giocato, diciamo che il gioco è favorevole in questo perché eh, non c'è tantissima interazione, o meglio, in questo gioco l'interazione c'è, perché rubarsi queste carte, rubarsi quelle carte, questi spazi azione, questi spazi qui, è un'interazione molto indiretta, ma comunque presente. E L'automario simula molto bene questa interazione, essendo comunque molto indiretta, lui fa il suo dovere. Comunque ha fatto 70 punti, non sono pochi 70 punti, eh, per un giocatore medio, insomma. Tieni presente che la mia prima partita a Paladini io ho fatto 19 punti, e la seconda ho fatto 9 punti. <ride> non ci avevo capito un tubo a questo gioco. Questo automario, ti dicevo, si comporta molto bene. Ti mette un pochino i bastoni fra le ruote, simula la presenza di un altro giocatore, ti ruba le carte, ti ruba gli spaziazione, fa anche delle mosse intelligenti. Perché, per esempio, punta ovviamente sulle um, richieste del re, cerca di prendere quegli spazi azione. Alle volte la combinazione di carte che gli escono, nel senso pescate. Uh, Sembra proprio che le azioni siano calcolate come si deve, e non è una cosa che accade una volta ogni tanto, accade molto spesso. L'unica cosa, magari, che posso dire è che essendo comunque gestito dalle carte ed essendoci anche pesca di carte qui, pesca di carte qui, pesca di carte qui, anche se qui c'è una bella spasa di carte, e anche qui è casualità in più. E benché possa essere un pochino prevedibile, alle volte la combinazione di queste carte che escono una dietro l'altra, no? le azioni poi vedi, si susseguono molto velocemente. Alle volte possono causare una serie di azioni molto forti da parte dell'Automario. E infatti, ci sono state partite in cui ehm, oddio, non è che c'è stato tutto questo divario. L'ultima partita che ho fatto, se non mi ricordo male, lui era sugli 80 punti e ora sui 69. Non c'era tanta distanza, però comunque mi ha battuto. Io non sono riuscito a ottimizzare come mi hai visto ottimizzare in questa partita, ma invece c'è riuscito lui incredibilmente. Quindi alle volte può essere un pochino casuale, ma comunque fino adesso credo che sia uno dei migliori in assoluto. Ancora ti so dire qual è il migliore al quale io abbia giocato. Comunque, questa era una partita in solitario a Paladini del Regno Occidentale, localizzato in italiano dalla Fever Games. Tra l'altro, a breve. A uh, breve, tra un po', tra qualche mesetto, credo, dovrebbe arrivare anche Visconti del Regno Occidentale. Il terzo capitolo della saga che ho avuto l'opportunità di provare su Tabletopia, vallo a provare anche tu. Assolutamente perché, te lo dico già da adesso, anche dopo una sola partita, <ride> per me è il migliore dei tre. Poi magari farò altre partite e in realtà mi farà schifo, non lo so, però come prima impressione sicuramente è quello che mi ha colpito di più dei tre. Visconti del Regno Occidentale, sempre localizzato in italiano dalla Fever Games. Ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata, se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo mettile nei commenti e io risponderò appena possibile. E se vuoi metti un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina così ogni volta che pubblico un video ti arriverà una notifica. Io sono Flavio, il mio polo con la camicia e ci vediamo alla prossima.